Allora, l'NRC nostro di riferimento è questo sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e inquinamento atmosferico. È uno sì, di quegli storici, diciamo, delle attività storiche. Il quadro di riferimento generale dell'Agenzia è quello di sostanzialmente sviluppare queste attività che ho riportato, cioè lo sviluppo e aggiornamento di indicatori, il flusso di dati, il database relativi alle emissioni in atmosfera, il supporto alle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e degli effetti sulla qualità dell'aria e politiche energetiche, scenari, rapporti settoriali e valutazione integrata delle politiche di mitigazione del clima e inquinamento atmosferico. Questi sono gli argomenti, diciamo, di base che coinvolgono questo NRC. Esiste un European Topic Center che non si occupa soltanto di inquinamento atmosferico e climate change, ma anche di qualità dell'aria e inquinamento acustico. Sono coinvolti 13 soggetti. Un tempo, quando eravamo ancora NEA, ne facevamo parte anche noi. Poi, come passati all'AMPA, siamo stati cacciati perché il Mediterraneo non piaceva tanto, insomma. Sono rimasti solo i francesi in rappresentanza del Mediterraneo. Devo dire, rispetto a quello che si è detto stamattina della partecipazione a questi topic center, da un lato siamo tentati, nel senso che è interessante partecipare a questi progetti, dall'altro però dall'altro ho timori, perché se per esempio ci viene affidato il compito di organizzare un workshop, già, diciamo, si entra nel panico, nel senso, come si fanno a spendere i soldi qui dentro? Riusciremo nei tempi previsti a organizzare un workshop e spendere i soldi necessari? Cioè la mancanza di capacità di spesa di questo istituto lo sappiamo tutti, e prendersi degli impegni di questo genere in quel contesto dove le tempistiche sono abbastanza ben definite è molto rischioso. Quindi non c'è un problema di competenza o paura, diciamo, di partecipare in un certo contesto, anche perché poi ci partecipiamo comunque attraverso gli altri gruppi internazionali, europei, dove comunque possiamo portare il nostro contributo. Diciamo, c'è un'opportunità che è quella di lavorare sui dati degli altri, anche sui dati internazionali, quindi di poter valutare la propria esperienza nazionale in funzione anche della conoscenza di quello che avviene negli altri paesi. Però, diciamo, ci sono dei problemi che dobbiamo prima superare internamente. E in questo contesto la tipica tipologia dei nostri contributi, diciamo, esistono l'Agenzia Europea per l'Ambiente è impegnata direttamente come supporto alla Commissione Europea nel fornire, nel produrre, insomma, delle informazioni, come per esempio i reporting per le convenzioni internazionali, queste sono quelle sui cambiamenti climatici e quelle sull'inquinamento trasfrontaliero, dove anche l'Unione Europea è una parte di queste convenzioni. Quindi, come noi dobbiamo fornire il nostro inventario nazionale, l'Unione Europea deve fornire l'inventario europeo, che è costruito sulla base di quelli nazionali. E quindi l'Agenzia Europea per l'Ambiente, in primo luogo, e anche con il supporto di Eurostat, diciamo, ci coinvolge, direi, più che come NRC, come produttori della stessa informazione. C'è un po' una duplicazione di ruolo qui, nel senso che chi è NRC è anche però il produttore dell'informazione, il responsabile dell'inventario. Lo stesso vale anche per gli altri paesi, quindi con diversi cappelli siamo sempre gli stessi, insomma, che lavorano in questo contesto. Questo tipo di trasmissione dei dati ha delle scadenze, dei formati già stabiliti, ha delle, come forse sapete, insomma, ogni anno produciamo queste informazioni entro certe date. E l'Agenzia Europea esiste anche in questi regolamenti, MMR sarebbe il meccanismo di monitoraggio, il regolamento del meccanismo di monitoraggio di gas serra,
e NEC vuol dire National Emission Ceiling, è una direttiva che stabilisce le soglie di emissione, adesso è stata aggiornata al 2030 per i paesi. Prevedono anche dei processi di revisione e l'Agenzia Europea coordina dei processi di revisione interna europea, cioè processi di revisione vuol dire che ci sono dei team di esperti che si vedono le trasmissioni dei dati, le submission fatte da vari paesi e controllano quello che viene riportato, fanno domande a cui bisogna rispondere, vengono fatti dei report finali con delle raccomandazioni e a volte anche con degli, si chiamano technical adjustment, cioè delle correzioni al nostro lavoro e delle proposte, insomma, di miglioramento. Quindi tutta questa attività viene fatta anche con gli stessi esperti, quindi partecipiamo sia come revisori che come revisionati, reviewed, insomma. Questa è un'attività quindi in cui diciamo, molte volte diciamo, l'informazione ci arriva attraverso l'Unione Europea, la Commissione, il meccanismo di monitoraggio come MMR, perché partecipiamo a dei gruppi di lavoro, questo vale sia per l'inventario che per gli scenari, l'attività di scenari, e come NRC allo stesso tempo, ma ripeto, quasi per tutti i paesi coincidono i soggetti di riferimento. E poi, vabbè, come per tutti gli altri NRC, ci sono le revisioni dei rapporti annuali, così? Questi rapporti che sono comunque costruiti sulla base del... Vabbè, parlo più alto, Parli, in piedi, parlo sì. Funziona però, no? Questo funziona. Ecco, Funziona. funziona questo, allora. E quindi la partecipazione ai commenti e contributi a questi rapporti, ai vari rapporti annuali che fa l'Agenzia Europea sull'ambiente, sull'inquinamento atmosferico, ma anche quelli settoriali, e dove comunque sono costruiti sempre con i dati che produciamo noi, quindi insomma alla fine i commenti, ecco qui ci sta un po' un'interconnessione fra l'aspetto tecnico e quello politico, perché in alcuni casi, soprattutto dove vengono fornite in questi rapporti delle valutazioni a livello di paese, bisogna stare attenti se queste valutazioni corrispondono, diciamo, all'informazione che è stata trasmessa oppure se si va oltre e quindi bisogna fare dei commenti che sono spesso di natura politica, soprattutto sulla tematica dei cambiamenti climatici, dove ci sono degli obiettivi internazionali sia a livello di paese che a livello comunitario. Nel passato abbiamo avuto, insomma, non chiamiamoli conflitti, comunque delle discussioni su come venivano sui nostri scenari e le nostre previsioni di adempimento degli obiettivi o meno, e quello che invece sosteneva la Commissione attraverso l'Agenzia Europea dell'Ambiente in questi tipi di rapporti. Ecco, qui diciamo come ISPRA o come NRC, se volete, ci assumiamo un ruolo che potrebbe essere più di tipo politico compiuto del Ministero, quindi c'è un aspetto insomma un po' di commissione fra quello che è Ministero e ISPRA. Nel nostro caso specifico non ci sono grandi problemi perché ci viene spesso richiesto anche dal Ministero di fornire dei commenti appunto tecnico-politici, magari in altri settori invece può risultare un problema dove i rapporti con il Ministero sono meno positivi o meno diciamo interattivi. L'Agenzia Europea per l'Ambiente sempre partecipa attivamente a queste manifestazioni internazionali, che è la Task Force Emission Inventory Projection, che è la Task Force della Convenzione sull'inquinamento transfrontaliero, che prevede anche l'aggiornamento di questo guidebook. Il meeting degli NRC si svolge in congiunzione ogni anno con questa Task Force, proprio dimostrare come.
l'attività sia congiunta e collegata. Ora, passando all'ultima parte, diciamo, opportunità e criticità, e quello che per Chiara era una criticità, io invece l'ho messa come un'opportunità, cioè il fatto che gli NRC la presenza di NRC di diverse unità o settori tematiche, settori gruppi all'interno dell'ISPRA possano partecipare insieme, condividere gli argomenti, discutere degli approcci diversi metodologici, perché uno lo vede dal punto di vista delle emissioni, l'altro dal punto di vista della sostenibilità ambientale, un altro da un punto di vista delle politiche socio-ambientali o dell'economia circolare o quello che volete, e quindi che andrebbe utilizzata, diciamo, per me è un'opportunità che andrebbe valorizzata, il fatto che diversi dipartimenti hanno proposto per certi settori la propria figura deve essere opportunamente valorizzata. Quindi un'indicazione da parte centrale, diciamo, ai PCP di organizzare in qualche maniera di confrontarsi con gli altri NRC presenti nel gruppo, insomma, sarebbe una cosa, un'azione positiva. E nel nostro caso è un'interazione un po' naturale, proprio per la trasversalità della nostra tematica con diversi NRC. Fra l'altro, diciamo, in tutti questi che sono citati qui siamo comunque rappresentati, nel senso, persone che lavorano all'inventario stanno anche in questi NRC. Quindi questo può essere. Se volete, su questa materia, noi insomma siamo pronti a dare i nostri contributi. E un'altra opportunità è il coinvolgimento del sistema SNPA, da valutare con attenzione, insomma, perché più NRC ci sono, più è complicato poi coordinarsi, però, e più in generale, però, l'idea di costruire delle reti nazionali di esperti, cioè da consultare quando si ritiene opportuno consultare, anche perché c'è un problema proprio operativo concreto, se uno dovesse fare il coordinatore nazionale di una rete di soggetti, ogni volta chiedere i commenti, raccoglierli, inviarli all'agenzia, diventa un lavoro a sé stante che nessuno di noi si può permettere. Però nei limiti cioè avere comunque una rete di referenti su questa materia, che vanno secondo me oltre anche il sistema nazionale, perché come abbiamo visto in alcuni settori sono altri enti di ricerca, sono i ministeri, può essere un'università competente, insomma possono essere altri soggetti. Quindi sono, diciamo, due aspetti diversi. Una è il coinvolgimento di chi si occupa della materia, che deve essere ovviamente informato, e dall'altro invece è il sistema SNPA, che fa parte di un progetto che è quello di costruire questo sistema. Quindi sono due azioni, diciamo, se volete, divise e parallele. Il coinvolgimento, la costruzione di una rete nazionale è anche una criticità. Qui non l'ho scritta perché mi è venuta in mente durante la mattinata, cioè il fatto di essere riconosciuti come riferimenti nazionali di qualche cosa, no? È successo un po' di anni fa, 2002, 2003 forse, insomma tanti anni fa, quando si costruivano le tabelle degli indicatori, credo a quel tempo stavo in un NRC che era tipo clima, però includeva anche l'agricoltura, inviammo in giro richieste di fornire in produzione di questi indicatori, di contribuire, eccetera, e la maggior parte delle risposte era: ma voi chi siete? Cioè, siete NRC? Ok, è una questione vostra ISPRA. Quindi il rischio di rimanere una tema, cioè AMPA a quel tempo, o APAT, non mi ricordo bene, di rimanere in un ambito che è tuo, no? Di rapporto tra te e l'agenzia europea, no? Cioè tra noi, l'agenzia europea, quindi di non essere riconosciuti come dei punti di riferimento su delle tematiche che poi, dato che, come avete ricordato questa mattina, le politiche le fa la Commissione sulla base delle informazioni che gli arrivano dall'Agenzia europea, va a ricadere anche su tutti questi attori che uno cerca di coinvolgere e che però non ti riconoscono. Quindi, insomma, ora ovviamente, quindi è una criticità questa, il coinvolgimento degli altri è un'opportunità, ma può anche essere una criticità perché ovviamente non è che stai coordinando il lavoro degli altri, devi cercare di coinvolgerlo, insomma, di coinvolgere gli altri, di metterli insieme su delle tematiche comuni che siano di vantaggio un po' per tutti, cioè ognuno ci deve vedere il proprio tornaconto in qualche maniera. E
E un'altra criticità, ovviamente quella degli aspetti della gestione delle risorse e delle priorità, io qui ho riportato, ho scritto SINAET, intendevo dire DG-SINA, cioè abbiamo qui delle graduatorie sugli indicatori nelle classifiche, in certi casi prendiamo un punto, 0 punti, e c'è una certa scoramento in certi casi di non poter, cioè con le nostre forze noi non possiamo autonomamente passare a un punteggio superiore perché abbiamo chiesto un supporto alla DG-SINA, no? Che ne so, c'è un caso specifico che è la produzione di un software, però diciamo adesso non sarà soltanto il nostro caso, ci saranno anche altri casi. Quindi in questo senso come mettere in priorità delle attività. È un problema vostro, un problema tuo, insomma. Cioè, DG-SINA da un lato, se vuoi dei vantaggi di punteggio del sistema Eionet, devi organi anche organizzare delle priorità sulla parte del lavoro DG-SINA e poi, diciamo, il nostro può anche essere l'ultima priorità, non lo so, sta a voi stabilire, insomma, sulla base delle risorse disponibili quali sono le priorità. Però ecco, questo è un problema, no? Oppure va superato diversamente, cioè va superato attraverso una, non lo so, diciamo, DG-SINA non vi può supportare per i prossimi 2 o 3 anni e quindi se vogliamo superare il problema organizzatevi diversamente. Cioè andiamo a cercare i soldi da un'altra parte, facciamo. Non è neanche di priorità, è una lista. Quindi aggiungiamo poi appunto, nell'ambito cerchiamo di fare una programmazione comune. Sì, infatti è Capire quali sono quello che volevo dire, problemi diciamo, c'è una risolvibili diciamo, subito, quali invece la creazione di nuovi sistemi informativi, lo stiamo approcciando su quella sulla biodiversità, abbiamo approcciato quella della qualità dell'aria, su cui uno lavora in collaborazione e insomma, teniamo conto, facciamoci, intanto tutto Sì, aiutateci cerchiamo allora a di fare questa pianificare, lista, insomma, cerchiamo di poi come pianificare un tutte le po' il. programmazioni cercheremo di farci una priorità anche in relazione alle specifiche richieste d'aiuto, però dobbiamo Era quello che volevo conoscerle, dire. No, ma altrimenti è già ci sono difficile nella qualsiasi lista. Già tipo ci d'aiuto sono se nella noi non lista. conosciamo come Già supportarli ci per sono tutte nella le lista. Non risposte sono cose necessarie. nuove, gentile, sono cose già conosciute. E basta, sono finito così. Era una cosa che era stata l'assenza di rete tra gli RNC era una criticità, una cosa che è stata richiamata anche nel precedente incontro che abbiamo fatto in cui si è parlato poi di. Quindi la mancanza è chiaramente è un'opportunità nel senso realizzarla e farla funzionare. L'altra cosa che invece mi sembra interessante, sempre delle opportunità che hai mostrato, questa cosa della costruzione di una rete di esperti. Perché cioè voglio dire, effettivamente, cioè quando arrivano, io ho fatto l'esperienza con l'altro gruppo di NRC, quando arrivano questi documenti, arrivano e c'hai una settimana di tempo per lavorare, quindi non puoi condividere, che ne so, 20 persone, non è possibile, tutto al più lavori in due, tre, non puoi fare di più. E perché poi voglio dire, noi comunque, voglio dire, è un'attività che noi facciamo in più rispetto a tutto il resto che noi facciamo qua dentro, quindi non è che siamo, no? 100%. A me c'è stato un periodo quest'inverno che mi arrivava un documento a settimana dal adattamenti e mitigazioni, insomma, a cui dovevi rispondere, domande, richieste, perché lo stavano in piena attività. Quindi probabilmente direi gruppi piccoli di NRC molto qualificati e molto sul punto, diciamo, come profilo. E poi eventualmente, perché no, una costruzione di rete di persone, di esperti interni e esterni, che poi voglio dire, il cui contributo viene comunque riconosciuto anche quando poi si manda il documento all'Agenzia Europea, insomma, quindi non è. Grazie Chiara, vuoi rispondere Roberto? No. Tu vuoi dire qualcosa, Giuseppina? Tanto poi credo che lo riprenderemo nelle sintesi finali, noi ne teniamo conto e diciamo il risultato anche di questa giornata è proprio capire quali sono le criticità per organizzarci in maniera diversa, quindi risolvere le problematiche e aiutarvi. Come NRC, come abbiamo detto, c'è un ruolo del principal contact point come coordinatore. Magari possiamo trovare delle modalità comuni anche perché appunto stiamo ampliando. Posso dire che fino a questo momento almeno la situazione che ho trovato era posto di autoreferenzialità perché
gli NRC, gruppo di esperti, in realtà è fatto solo da esperti di ISPRA, e questo nell'ambito dei 39 paesi EUNET. Questo atteggiamento lo condividiamo al momento solo con la Polonia, quindi gli altri usano degli schemi un po' più aperti al resto del mondo tecnico-scientifico e al mondo delle istituzioni. Dovremmo agire in questo, sicuramente, per quanto si diceva, abbiamo perso nei primi anni 2000 alcune modalità che erano, e forse la 132 come legge è venuta proprio a richiamare la necessità di fare sistema, sicuramente a partire dalle entità che lavorano sulle stesse tematiche, ma la 132 è quello che è il ruolo di SINA, è anche quello di aggregare i centri di eccellenza appunto a livello di IONET e PR e le altre entità laddove sono. I dati ci provengono per la maggior parte da agenzie dell'ambiente, perché sono spesso delegate dalle regioni, quindi l'autorità competente e il proprietario del dato continua ad essere a livello regionale, quindi noi dobbiamo guardare la complessità. Insomma, io vengo dall'esperienza delle acque, lì ci sono l'autorità di bacino, adesso è diventata autorità di distretto, da tenere conto, quindi soggetti di natura istituzionale diversa. Noi dovremmo fare uno sforzo di rimettere in piedi un sistema e darci, questo magari appunto lo possiamo fare a livello di NFP, quindi di SINA, non solo il supporto per la realizzazione dei sistemi informativi che aiutano al supporto della produzione, della valutazione, delle analisi, ma anche questo invece di strutturazione, di governance, se vogliamo dire a livello nazionale. Quindi a questo punto ce lo prendiamo appunto come impegno, ed è un po' quello che l'uscita che in qualche modo ci conforta nelle future azioni. Sì, noi appunto, come diceva Giuseppina, stiamo da tempo ragionando su come aprirci, eccetera, e quindi ci fa molto piacere tutte queste suggestioni che ci vengono da voi, dove poi comunque noi vi chiederemo ancora altri supporti per indirizzarle meglio, perché poi questo è comunque un lavoro che va appunto fatto, diciamo, a quattro mani, nel senso NRC e NFP. Perché quello che mi viene in mente è anche, non so, il discorso sia delle interazioni tra gli NRC, cioè il discorso di come valorizzare il lavoro di tutti e quindi il lavoro delle reti. Ci sono una serie di discorsi, c'è il discorso del supporto di ISPRA, che è un discorso molto importante, questo, cioè proprio quando ci si impegna poi in un'attività internazionale con dei tempi molto stretti, è chiaro che uno deve avere dietro un'organizzazione che lo sostiene, perché questo, io posso non stare in un ETC, è vero che insomma è un problema serio. Così come però forse, per rispondere a quello che dice Chiara, c'è anche da parte nostra il fatto che arrivano in poco tempo molte cose, a essere un po' più attenti, e forse lo possiamo fare di nuovo insieme, cioè su vostra sollecitazione e con nostro supporto, a capire all'inizio dell'anno quali sono i periodi caldi, perché questo ci potrebbe, perché loro una programmazione comunque in parte la fanno, e questo ci potrebbe consentire di gestire meglio la richiesta eventuale all'esterno, cioè se noi andiamo a fare delle reti, no? Cioè anche lì, se io poi comunque gli chiedo le cose in 5 giorni, la difficoltà ce l'ho lo stesso, no? Quindi cercare anche noi un pochino di lavorare in maniera un pochino più armonizzata. E vuoi dire qualcosa, Tiziana? Relativamente a quel working group di cui vi avevo parlato, quindi cooperation, coordination e communication, oltre al portale, uno dei temi principali che si vuole affrontare è proprio l'attività di pianificazione, e quindi dovrebbe arrivare proprio dall'agenzia una migliore programmazione anche per le singole attività. C'è in parte, si può trovare nel sito, ma come avrete notato è frammentata e comunque non a lungo termine, magari c'è un mese, diciamo, di valutazione, oppure è solo settoriale, quindi la conoscete solo voi, e allora questo poi fa fatica, diciamo, a migliorare le interazioni tra di voi. Ecco, anche su questa parte si sta lavorando anche a livello di agenzia, e quindi non appena disponibile quello ufficiale, poi sicuramente lo mettiamo a disposizione. Allora, io andrei avanti, anche perché così, insomma, sono tutto molto interessante, abbiamo ancora diversi colleghi che devono parlare.